E un altro vichingo che approda in Italia, questa volta in Serie B al Venezia, perché due giorni fa è stato presentato in presenza del DS, del nuovo DS del Venezia con l'auto, il classe 2000 islandese Bjarkisten Bjarkason, nato appunto l'11 maggio del 2000 in Islanda e prelevato dal Íþróttabandalag Akranes, o meglio conosciuto come Akranes, e gli hanno fatto firmare un contratto fino al 2023. Volevo un attimo presentarvelo perché comunque è un giocatore molto giovane, di una squadra molto giovane. Pensate che nella sua rosa ha molti 2001, molti 2002, rarissimi 97-94 e addirittura un 2004. Una squadra giovane che ultimamente sta producendo molti talenti, ma in generale l'Islanda comunque sta producendo molti talenti, l'ultimo dei quali appunto il nostro Bjarkason. Ve lo volevo un attimo presentare. È un'ala sinistra, destra di piede, quindi chiama a centrarsi, che può giocare tranquillamente anche da trequartista in quanto ha una un'ottima personalità, quindi chiama spesso palla e ama portare il pallone, quindi giocando molte volte sulla fascia a piede opposto ama comunque accentrarsi. In fase di ripartenza, diciamo, si schiera molte volte verso il centro del campo, o meglio, non centro in campo, verso la parte centrale della fase attacco, diciamo, in modo che può comunque smistare il pallone. Ha una buona velocità, l'unica cosa deve essere un po'... si deve ancora un po' riempire fisicamente, nel senso comunque c'ha a 20 anni, però secondo me sta almeno 2 anni indietro, nel senso che la sua muscolatura comunque è un qualcosa sul quale bisogna lavorarci tanto, ma non troppo, altrimenti comunque la sua velocità, la sua buona velocità sia sul lungo che sul breve, ne può venire a mancare. Sicuramente potrebbe anche risentire positivamente dei nostri climi, perché giustamente quando giocava nell'Akranes comunque molte volte giocavano anche indoor per un discorso climatico, e quindi ecco, sicuramente un discorso aerobico, di lavoro aerobico, comunque un mantenimento della muscolatura, sicuramente il nostro clima un po' molto più mite potrà sicuramente giovare. Detto ciò, possiede, ripeto, che è un ottimo acquisto, soprattutto perché da lì non si prende, non si compra a prezzo veramente esorbitante. La cosa che mi auguro è che comunque al giovane Bjarkason vengano date possibilità, nel senso che se poi lo si prende, lo si mette nei giovanili o comunque da fuori quota, magari lo si dà in prestito in Serie C, la vedo dura. Cioè, è un discorso, Venezia è un ottimo ambiente ambizioso, non è riuscita una stagione brillante, però comunque, anche perché ripeto, le ambizioni del presidente sono molto più alte, quindi sarebbe quella di tornare in Serie A. Sicuramente però il nostro giovane vichinghetto, il vichinghetto, chiamiamolo così, potrà dare una mano. Dovrà lavorare tanto, perché il calcio islandese è totalmente diverso, è molto meno competitivo, anche perché come nazione uscita calcisticamente negli ultimi anni non è che si ricordino grandissimi talenti negli ultimi 20 anni, se non quelli che sono usciti, quindi un Finn Bogason, un Torstensson, un Gylfi Sigurdsson, un Bjarnason. Voglio dire, ce ne sono alcuni, ci stanno Ingason, Magnusson, ce ne stanno tanti, però insomma, voglio dire, di talenti hanno fatto sempre forza sul gruppo, e spero che il giovane classe 2000, appena noi acquisto il Venezia, possa un attimo invertire la rotta, anche se delle nuove leve ce ne sono interessanti, Finson, ce ne stanno, in generale comunque in Nord Europa. Io spero che questo video possa, anche se breve, possa essere stato utile per capire un pochino che tipologia di giocatore sia Bjarkason, perché voglio dire, io penso che ai più, anche tifosi del Venezia, ti viene un islandese, un 2000, che comunque è veramente sconosciuto, anche se è 2-3 anni che sta in giro la prima squadra dell'Akranes, quindi voglio dire, non è che sia l'ultimo arrivato.
Però ecco, spero che, ripeto, questo breve video possa essere stato d'aiuto a qualcuno di voi per capire la tipologia di giocatore. Quindi, sicuramente in un modulo che può essere un 4-2-3-1 o un 4-2-3 potrebbe essere ottimo, lavorandoci pure come trequartista, però il suo ruolo principale è quello di ala sinistra a piede invertito. Soprattutto se la squadra, la propria squadra, ha un terzino un po' più d'attacco, è molto funzionale. Tifosi del Venezia, mi raccomando, se volete mettete un mi piace a questo video perché, ripeto, questo video è stato fatto prettamente per voi, per presentarvi il giocatore. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!